qua abbiamo il flat pedal tolto dalla confezione, dove al suo interno troverete, oltre al pedale, la brugola per sostituire le varie spine e i tre tacchi opzionali. In questa posizione è praticamente un pedale classico con l'angolazione classica. Piastra in alluminio 6 mm, completamente liscia, che può essere personalizzata con laser. Ora passiamo al secondo step, ovvero inseriamo il primo tacco che è diverso dagli altri, lo notate dal fondo, questo è completamente liscio mentre gli altri sono scavati. Quindi secondo step, utilizziamo questo tacco, sostituiamo le spine . Inseriamo il tacco, prendiamo la spina, e riavvitiamo il tutto. Fino a qui non abbiamo subito una grande angolazione, quindi possiamo lasciare le regolazioni come prima. Al terzo step utilizziamo il tacco scavato, sostituiamo le spine, inseriamo il tacco . Riavvitiamo. Come avete potuto notare, qui l'angolazione comincia a essere diversa. Non è ancora 90 gradi, però è cambiata. Possiamo compensare il fatto di aver alzato i tacchi agendo sull'angolazione della camma, in modo da trovare la regolazione a noi più congeniale. Ora passiamo al quarto e ultimo step. Inseriamo l'ultimo tacco, sempre scavato, cambiamo le spine, a questo punto ci è rimasta solo più una misura, in questo modo, come potete notare, il pedale è praticamente arrivato in un'angolazione a 90 gradi, completamente flat. Abbiamo sempre la possibilità di regolare ulteriormente la nostra piastra, la nostra base, con la regolazione della camma. Un'ulteriore regolazione aggiuntiva su questo tipo di pedale è data dal fatto che noi possiamo fare questo movimento ulteriore della camma avanti o indietro regolando questa vite.
Questo ci dà la possibilità di avere un'ulteriore regolazione per compensare l'inserimento dei tacchi. Una cosa importante che vi consiglio è, man mano che noi aggiungiamo i tacchi, è bene alzare lo sgabello. Vi faccio vedere un'immagine per poter capire l'angolazione della gamba e quindi l'altezza dello sgabello ottimale.